professor Mosler, perché secondo lei è meglio trattare la questione dell'eliminazione della disoccupazione non come una questione di diritti, bensì come un danno perpetrato dal settore pubblico contro il cittadino? Yes, that's a very important question. Ciò che bisogna capire è che la disoccupazione è creata per design, per definizione, dalla tassazione, dall'imposizione della tassazione da parte del governo. Con l'imposizione della tassazione, il governo fa sì che i cittadini abbiano bisogno della valuta del governo per pagare le tasse e quindi lo Stato, il governo dovrebbe assumere le persone disoccupate per consentirgli di pagare le tasse. Il problema della disoccupazione è che con la imposizione delle tasse in moneta lo Stato ha creato più disoccupati di quelli che poi è disposto ad assumere, quindi a far lavorare. È un errore, quindi la disoccupazione può essere che sia un errore in quanto sono state imposte giustamente delle tasse nella moneta dello Stato, ma dopo non sono state assunte quei disoccupati creati dalle tasse. Per me questo errore necessita che il governo o assumi le persone, faccia lavorare le persone che l'imposizione delle tasse ha reso per struttura disoccupate, oppure riduca le tasse in modo tale da aumentare comunque i redditi disponibili del settore privato. Ci può parlare delle esperienze del Baccarù, del Denison Dollar e del Franklin Frank? Questi sono tre valute, monete, che sono state create in alcune università, due americane e una in Svizzera. Quella, una delle due americane, l'Università di Kansas City, è da 25 anni che porta avanti il Baccarù. Non abbiamo avuto inflazione in Baccarù per 25 anni. La politica dei tassi di interesse è zero, cioè a zero tasso di interesse a zero, esattamente come il Giappone ha fatto negli ultimi 25 anni. E lasciamo che sia il mercato a determinare il deficit. Vi dirò come funziona. Gli studenti all'università hanno delle tasse in Baccarù, gli viene richiesto di dover adempiere a un obbligo fiscale in Baccarù per 20 Baccarù ogni semestre, altrimenti non si possono laureare. Ci sono diverse organizzazioni non profit, come ospedali pubblici e altre organizzazioni non profit, che assumono, fanno lavorare gli studenti per un Baccarù all'ora per ogni lavoro, ora di lavoro prestata in servizi di comunità. E ogni studente può guadagnare tutti i Baccarù che vuole, fin tanto che presta un'ora di lavoro, più ore di lavoro per i servizi comunitari. Come ci si attendeva, diversi studenti hanno almeno i Baccarù che serve, il reddito in Baccarù che serve per vivere, e altri, tanti altri, hanno anche Baccarù da risparmiare che avanzano. Gli studenti pagano dopo le tasse, pagano le tasse solo dopo che l'università ha speso i Baccarù. È necessario che l'università spenda prima i Baccarù affinché gli studenti possano pagare le tasse in Baccarù. E l'università spende sempre più di quello che raccoglie in tasse in Baccarù e non può essere altrimenti, e ciò è così che deve essere. E quando l'università spende più Baccarù di quelli che tassa, che riceve dalle tasse, è chiaro che ci saranno diversi studenti che avranno dei risparmi in Baccarù. Non c'è alcuna disoccupazione involontaria, ciascun studente può in qualunque momento, quando vuole, prestare un'ora di lavoro, più ore di lavoro in Baccarù per guadagnare Baccarù. La domanda che le persone pongono è: qual è il valore dei Baccarù? Abbiamo chiesto agli studenti se erano disposti, gli studenti che avevano risparmi in Baccarù, a vendere Baccarù ad altri studenti che magari ne erano sprovvisti o ne avevano di meno. Ed effettivamente abbiamo scoperto che quello che accadeva, cioè diversi studenti che vendevano i Baccarù ad altri studenti a $5 a Baccarù,
così che potessero evitare di fare i lavori in servizio di comunità. Quindi il valore relativo di Baccaro 25 anni fa era di $5 a Baccaro, che rappresenta il valore di un'ora lavorata per lo studente dell'università. Abbiamo verificato nuovamente 2 anni fa e il prezzo dei Baccaro era $20 a Baccaro. Ma un Baccaro ancora valeva un'ora di lavoro presso l'università, non è cambiato. Quindi il valore del Baccaro è andato da un Baccaro per $5 a un Baccaro a $20 verso il dollaro americano. Era la valuta più forte al mondo. E invece in termini di dollari il dollaro si era deprezzato perché dopo 25 anni circa per un'ora di lavoro presso l'università per i servizi comunitari non ci volevano più $5 americani ma $20 americani. La domanda da porsi è perché il valore di un'ora di lavoro presso l'università è rimasto sempre di un Baccaro? Perché l'università definì quello che ci voleva per ottenere e guadagnare un Baccaro, cioè un'ora di lavoro presso i servizi comunitari dell'università. Ed è quello che è il valore di un'ora di lavoro è rimasto un Baccaro perché l'ha deciso appunto l'università. Se l'università decidesse che ci vogliono 2 ore di lavoro per un Baccaro, adesso il valore dei Baccaro in dollari sarebbe di 10, non più di $20. Quindi il valore della valuta è determinato da ciò che il governo stabilisce che bisogna fare per ottenere un'unità della valuta. Ecco. E tu avrai una vera inflazione quando, solo nel momento in cui il governo sceglie di pagare di più per le stesse cose. È la storia dei monopoli, esattamente così funzionano i prezzi dei monopoli. L'MMT è l'unica scuola di pensiero economica che riconosce che i prezzi dei beni e servizi e il valore, per così dire, della valuta dipende da ciò, dai prezzi pagati dallo Stato, dal governo. Quindi noi dell'MMT conosciamo, capiamo qual è la fonte dei prezzi nell'economia, che cosa determina la variazione dei prezzi. E riusciamo a comprendere quindi cosa determina l'inflazione, il tasso di inflazione di per sé. Quindi la lezione che abbiamo tratto dall'esperienza del Baccaro presso l'Università di Kansas City è che la piena occupazione non causa inflazione. E una politica di tassi di interesse a zero non causa inflazione. L'inflazione è determinata, i prezzi sono determinati dai prezzi che il governo decide di pagare. E la spesa in deficit del governo non causa inflazione se il governo paga gli stessi prezzi di prima, di sempre. La spesa in deficit causa inflazione solo se il governo decide di pagare prezzi sempre più alti per lo stesso bene, ma quella è una decisione politica. Lei ha proposto di eliminare tutti gli obblighi fiscali e di sostituirli con una sola tassa. Come funzionerebbe questa tassa unica? Come cambierebbe la denuncia dei redditi? Quello che, su cui ho posto l'attenzione è che diverse tasse come tasse sui redditi e tasse sul valore aggiunto, l'IVA, sono tasse molto regressive, sono quelle che la maggior parte delle persone possono permettersi di sono le tasse che la maggior parte di persone pagano. E questo tipo di tasse hanno anche enormi costi di adempimenti. Le aziende, ad esempio, hanno eserciti di contabili dediti a redigere tutta la documentazione e adempiere tutti gli obblighi relativi ai pagamenti di queste tasse. Le corporation girano il mondo solo per scoprire delle sedi fiscali che non consentano loro di pagare tasse. Il sistema giudiziario, ad esempio, ha decine di migliaia, se non milioni di lavoratori che si occupano di contenziosi, di tutto il tempo di contenziosi fiscali. Tanti studenti, ad esempio, apprendono per anni tutte le leggi fiscali, gli adempimenti fiscali, il tutto per
trattare gli obblighi fiscali, i diversi, i tanti obblighi fiscali che in essere. I legislatori, i parlamentari spendono ore e ore solamente a discutere di questioni relative agli adempimenti fiscali. E poi hai tanti altri professionisti, persone, professionisti che si occupano di ricevere i pagamenti delle tasse, persone, anche prigioni e altre persone che vivono di ansia solamente rispetto a questioni legate agli obblighi fiscali, ecco, alle tasse. Tutto ciò solo per quanto riguarda l'aspetto delle tasse. Discussi di tutto ciò con un professore di finanza dell'Università di Chicago e spiegò che molto probabilmente almeno il 15% del PIL americano va come risorse, viene destinato a prendersi cura di tutti gli adempimenti fiscali, contenziosi fiscali, tutto ciò che riguarda la parte delle tasse. Se per esempio tutte queste risorse reali, forza lavoro, la spostassimo riducendo tutti i lavori che vengono, tutto il lavoro e il tempo dedicato ad adempimenti, obblighi e contenziosi fiscali, e spostassimo queste persone in programmi di lavoro di servizi pubblici, avremmo un incremento dei servizi pubblici e della disponibilità di questi del 30, 40, 50%. Servizi pubblici si può intendere istruzione pubblica, sanità pubblica, sicurezza pubblica, tutto ciò di cui la collettività beneficerebbe. Ecco perché non mi piacciono tutte queste tasse e le rimpiazzerei con qualcosa che un sistema fiscale che richiederebbe costi in termini di energie, di costi reali molto molto più bassi per quanto riguarda tutta la questione degli adempimenti e gli obblighi fiscali. Una tassa, ad esempio, una tassa immobiliare sugli immobili, le case, gli immobili industriali, gli immobili aziendali e così via. Una tassa sui beni immobili. Tutti i costi di adempimenti, tutta la parte degli adempimenti fiscali in questo caso sarebbe molto facile. Se per una casa non vengono pagate le tasse, la casa viene venduta, non importa chi sia il proprietario della casa. Ma tutto ciò di cui c'è bisogno è di una politica di pieno impiego, di piena occupazione permanente, così che tutti possano lavorare e non debbano quindi perdere la casa, perché possono pagare le tasse serenamente. Ad esempio, quando in Italia introdussero l'IMU, la tassa sulle case, quando c'era una disoccupazione molto elevata, per me questa è stata una scelta a dir poco quasi criminale, perché stai obbligando persone a pagare tasse senza che hanno un lavoro e quindi la possibilità di farlo, rischiando quindi di perdere la casa. Ma se ci fosse lavoro per tutti coloro i quali sono in grado e desiderano lavorare e ben retribuito, è chiaro che questo sistema, così come menzionato, sarebbe molto equo. Io quindi la considero una proposta molto progressista. La tassa sulla proprietà combinata con la politica di pieno impiego permanente. Introdurre il lavoro garantito avrebbe un impatto positivo sulla produttività nel breve e nel lungo periodo? La risposta ovviamente è sì, perché ciò che rende una reazione il benessere di una reazione, la ricchezza di una reazione è dato da ciò che la nazione accumula, mette da parte come beni prodotti, ecco. Più persone ovviamente che sono in grado di lavorare riescono a lavorare e più sarà grande l'accumulo, ecco, di beni. E con più persone che lavorano c'è un incentivo, uno stimolo a aumentare ancora di più la produttività, perché in quel modo, alla piena occupazione, l'unico modo per crescere è aumentare appunto la produttività. Le politiche per la piena occupazione forniscono proprio gli incentivi a fare quegli investimenti che poi aumenteranno la produttività. Last one. In India esiste un programma di lavoro garantito limitato alle aree rurali che può impiegare le persone solo 100 giorni all'anno, chiamato Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
durante la crisi pandemica le persone aderenti a questo programma sono passate da 60 milioni di lavoratori a 100 milioni di lavoratori, facendo così, frenando così l'impatto recessivo della crisi. Lei pensa che in Italia potrebbe essere utile affiancare al reddito di cittadinanza il lavoro garantito? I would go with the job guarantee program. La prima cosa che farei è andare implementare direttamente, prima di tutto, un programma di lavoro. E il reddito di cittadinanza lo terrei in piedi così com'è, ma il reddito di cittadinanza andrebbe indirizzato a tutte le persone che non sono in grado di lavorare o hanno appunto per qualsiasi motivo forme di disabilità e così via, ma lascerei il reddito di cittadinanza in vigore per le persone che appunto non sono in grado e non possono lavorare, ma andrei prima di tutto direttamente ad implementare un programma di lavoro.